Medici e psicologi che valutarono le condizioni di Andreas Lubitz prima che facesse deliberatamente precipitare il suo aereo con 150 persone a bordo avrebbero potuto fermarlo, è quanto cercherà di stabilire un'inchiesta aperta in Francia. Negli ultimi 5 anni il pilota aveva consultato ben 41 medici diversi, lamentava problemi alla vista e temeva di cadere in preda alla depressione. Il procuratore di Marsiglia, Brice Robin, ha spiegato ai giornalisti. Questa inchiesta intende trovare l'equilibrio tra il segreto professionale dei medici e la sicurezza dei voli. Dovrà spiegare come e perché un pilota può ritrovarsi in una cabina di pilotaggio con l'intenzione di causare la perdita dell'aereo e dei suoi occupanti. Alcuni medici giudicarono Lubitz psicologicamente instabile e inadatto a volare, ma non trasmisero l'informazione. In Germania, rivelare dati sensibili dei propri pazienti è un reato punito con il carcere, a meno che i pazienti stiano per commettere un crimine.